un codice a barre per individuare l'origine italiana dei prodotti made in Italy e garantire così i produttori ma anche i consumatori. Ce ne parla Caterina Bini, relatrice in Commissione Attività Produttive della Camera del DDL che disciplina la novità. Perché è importante marchiare i prodotti made in Italy? Ma io penso sia assolutamente importante perché noi abbiamo tante produzioni di eccellenza, di qualità, che sono prodotte nel nostro paese nelle due fattispecie che riconosce l'Unione Europea, quindi made in Italy, cioè quando l'ultimo passaggio della produzione è fatto nel nostro paese e interamente prodotto in Italia, quando invece tutta la filiera produttiva è svolta all'interno del paese italiano. E quindi è importante che ci sia un marchio di riconoscibilità perché il consumatore abbia modo di vedere che quella è una produzione davvero prodotta nel nostro paese, e al contempo anche per il produttore, per specificare, per far vedere che, diciamo, non ci sono elementi di contraffazione e quindi siamo nella legalità. Ci saranno degli incentivi per l'adozione di questo codice al barre? Sì, assolutamente, proprio per incentivare chi combatte la contraffazione, chi opera nella legalità e nella trasparenza e chi produce nel nostro paese per i prodotti made in Italy, quindi quelli per cui l'ultimo passaggio è svolto nel nostro paese, ci sarà un'incentivazione del 50% per l'acquisto di macchinari, di hardware, eccetera, e invece per quelli interamente prodotti in Italia sarà addirittura fino al 100%. Come farà il cittadino a riconoscere e a leggere il codice a barre? Bene, questo, diciamo, ad ora nella proposta di legge è individuato con quelli che sono i cosiddetti QR code, cioè quei marchi, quei codici a barre che sono visibili sia con i tablet che con gli smartphone, e quindi anche tramite proprio un semplice telefonino il consumatore sarà in grado di reperire tutte le informazioni sul prodotto e vedere appunto tutte le filiere della produzione.